Parliamo un po' di salute? Certo. Ascolta, io ho sentito un'intervista qualche giorno fa dal presidente della Società Italiana di Nefrologia che diceva che nel 2040 la malattia renale cronica sarà una delle principali cause di morte. Problemi dei reni. Possiamo parlarne un attimo? Cioè, puoi dirci qualcosa? Cioè, non so, quali sono i sintomi? Come curarsi eventualmente, come prevenire, perché poi alla fine della fiera magari è troppo Sì, tardi quando si è è malati. che le persone quando si accorgono di essere magari in una situazione di insufficienza renale, o almeno insufficienza renale già iniziata, magari è già un po' avanti la storia. Certo, l'insufficienza renale, anche infatti si è visto col Covid, il Covid ha colpito praticamente in modo pesante chi? Diabetici, ipertesi, nefropatici, persone con patologie renali. E l'insufficienza renale, che tra l'altro colpisce anche tanti bambini, è caratterizzata da queste situazioni. Intanto, dal punto di vista degli accertamenti, lo si vede perché c'è la creatinina che si alza, la creatinina che dà un valore. Il valore diciamo accettabile massimo dovrebbe essere sotto l'1,4, l'1,3. Tanti laboratori mettono addirittura 0,9 o 1 o 1,1, ma no, sotto l'1,4 credo che sia accettabile. L'altro valore è il filtrato glomerulare, GFR. Che praticamente quello lì sta a indicare che più si abbassa e più si va verso una situazione di insufficienza renale. Il valore giusto dai 60 in su va bene, sotto i 60 sei in uno stato di allerta, sotto il 40 comincia a essere una situazione di criticità. Poi c'è l'acido urico, che però tra tutti i valori è quello meno diciamo importante. Tra tutte le varie esami è quello meno importante, che in genere anche qua i laboratori d'analisi praticamente hanno degli svarioni, c'è chi parte da 6, 6 e 5, 5 e 5 per le donne, però io ritengo che ho visto però addirittura alcuni laboratori mettere che da 9 fino a 9 può andare bene, io dico che da 7 2, 7, 4, 7, 5 in giù va bene. Poi c'è l'urea e l'azotemia, anche che ha questo come valore di riferimento 50. E poi l'altro valore importante, questi sono esami che riguardano il sangue. Poi c'è invece un altro esame che è importantissimo, che è la presenza delle proteine nell'urina, ossia la proteinuria. E questo è fondamentale perché si vede che quando arrivano delle situazioni di nefropatia, ecco, le proteine vengono rilasciate in modo più corposo nelle urine rispetto a quello che dovrebbero essere rilasciate. Poi magari ci si abbinano anche altre cose, come ad esempio l'ipertensione. Però ho visto tante persone che riescono a sistemare per bene l'ipertensione pur rimanendo in una situazione di insufficienza renale. E questa, poi l'insufficienza renale è qualcosa che ti può condurre, visto che con le urine dobbiamo eliminare tutta una serie di scorie. E se noi non le riusciamo a eliminare, si va incontro a praticamente uno stato di intossicazione generalizzata. Poi altre cose che riguardano la funzionalità renale, c'è la situazione del rene policistico, che questa è su caratteristiche ereditarie.
praticamente il rene che arriva a non funzionare più in quanto che si riempie di cisti. Un conto è praticamente il rene policistico, diversamente dalle cisti renali, le cisti renali che possono essere magari limitate come numero, 1, 2, 3, ecco, invece il rene policistico è una miriade di cisti renali e praticamente il rene policistico può condurre veramente così, al trapianto, prima la dialisi e poi al trapianto renale. E infatti il percorso, il cammino delle persone che iniziano ad avere questo innalzamento della proteinuria e della creatinina, quello della creatinina lo si vede proprio perché una persona parte magari da 1,4, 1,5, 1,7, 1,9, 2, 2,5, man mano è un crescendo, man mano è un crescendo e fino a che si arriva al valore, ai valori limiti attorno a 5 o 6, e dopodiché allora una persona che ha questa situazione si sente dire qui dobbiamo fare la dialisi. E però la dialisi è sempre poi l'anticamera del trapianto. Io, la storia dell'insufficienza renale, io credo che sia proprio espressamente legata, collegata, stracollegata all'alimentazione. Perché c'è da pensare a questo fatto, che si dice che si vede che aumentano le proteine che vengono espulse, eliminate con le urine, e allora che consiglio viene dato in genere? Il consiglio che viene dato è quello di mettersi a dieta a proteica. Dico, ecco, vede, signora, signore, praticamente lei ha tutte queste proteine nelle urine, vuol dire che introduce troppe proteine, bisogna ridurre le proteine. E uno man mano riduce le proteine e di conseguenza che cosa fa se riduce le proteine? Aumenta i carboidrati. E poi però, invece che ottenere dei risultati positivi, si vede un netto e anche abbastanza rapido peggioramento. La creatinina comincia a salire, la proteinuria continua a salire. Faccio sempre un esempio per quanto riguarda l'insufficienza renale e questa proteinuria. I reni sono come un filtro, come un colino. Avete presente, no? Il colino, dove voi praticamente ci mettete sopra delle cose e tipo lavate, non lo so, il riso. Adesso forse non si usa più lavarlo, una volta si usava come? Lavare il riso. Lo si mette nel colino e lo si sciacqua bene. Però esce l'acqua e magari la polvere dei residui più piccoli delle maglie rispetto alle maglie del filtro, e però i chicchi di riso restano sopra. E quindi che cosa succede? Succede che se voi prendete invece un punteruolo, ecco, un chiodo un po' grosso, cominciate a fare dei buchi un po' più larghi nelle maglie del colino. E poi voi ci mettete il vostro riso a sciacquarlo, a lavarlo, e che cosa vedete poi? Che i chicchi di riso vi cadono nel lavandino. Cosa vuol dire? Che era il riso il responsabile? No, non era il riso il responsabile è stato colui che col punteruolo ha allargato i fori del filtro del colino. Quindi bisogna capire chi è che allarga i fori del nostro filtro renale. E in questo modo fa sì che noi eliminiamo, buttiamo fuori, insieme agli scarti e all'urina, buttiamo fuori anche tante altre proteine. Come abbiamo detto prima, bisogna capire la causa, come abbiamo detto prima per la guerra tra Russia e Ucraina, capire la causa, il perché. Chi è che allarga questi filtri, questi buchi nel filtro? Secondo me sono essenzialmente due sostanze. Uno, il latte e i derivati del latte, e guardate che di insufficienza renale ce n'è,
state, aumenta sempre di più anche nei bambini, quindi non si può dare la colpa ai famosi tre: alcol, bacco, tabacco e Venere. No, non c'entra né l'alcol né il tabacco, e meno che meno per Venere, visto che anche, hanno a che fare anche dei bimbetti. E invece latte e derivati del latte, certamente. Il glutine, certamente. E siccome i reni sono lì preposti essenzialmente per che cosa? Per eliminare le scorie delle, soprattutto del metabolismo delle proteine. E se noi invece i nostri reni li facciamo vedere tante altre cose, soprattutto ad esempio gli amidi, i cereali, i farinacei, il rene comincia a non funzionare più tanto bene. Motivo per cui il consiglio che io do per le persone che presentano delle problematiche di funzionalità renale, fare questi controlli, almeno quei 5 valori che vi ho detto: creatinina, filtrato glomerulare, ossia GFR, urea, acido urico, e per le urine la proteinuria. E poi si vede. Ci sono anche altre cose, ecco, che possono essere decisamente tremende per i nostri reni, come ad esempio la frutta, il fruttosio. E i Mi è cibi salati? capitato, ma dipende che cibi salati sono. Certamente, se uno mangia dei formaggi grassi e stagionati per giunta salati, trementi. Se uno mangia del merluzzo sotto sale, a parte che poi più di tanto sale non lo si può mangiare, non si riesce. Beh, difficilmente si va incontro a dei problemi. Però mi è capitato anche, ad esempio, era con un giovane non di nazionalità italiana, ma che viveva nel Veneto, in Trentino, non ricordo più bene, e che lui aveva visto, di gruppo zero, che aveva visto che anche l'olio d'oliva extravergine gli determinava un aumento della creatinina. Quindi bisogna, quando si ha a che fare con i reni e le patologie renali, bisogna drizzare subito le antenne, anche perché i reni sono quelli che mantengono l'equilibrio idrico nel nostro organismo. Sono quelli che eliminano, oltre che determinate scorie, eliminano tutta una serie di liquidi. Altrimenti, se i reni cominciano a non funzionare bene, qualcuno si può trovare, ad esempio, con questa ritenzione di liquidi. Le caviglie sono le prime a far capire che c'è qualcosa che non va nella funzionalità renale, perché uno si trova ad avere magari le caviglie gonfie. Vedete, no? Che quando poi, ecco, avete queste tendenze alle caviglie gonfie, quando voi schiacciate con un dito le parti molli, vedete che vi rimane impressa l'orma del dito. E quindi questa previsione, sì, ritengo che sia una previsione reale, ma come del resto tutte le altre patologie sono in grande, grandissimo aumento. Del resto, cosa volete farci? La natura non fa sconti a nessuno, la natura cancella. Se non si seguono le norme, le regole, i dettami che sono scritti nel nostro DNA, che praticamente è la nostra legge naturale suprema, noi andiamo incontro a determinate possibilità di manifestare malattie. Quindi guardate bene. E attenzione alle diete aproteiche. Il consiglio che io do è quello di, fermo restando, provate, vedete, verificate. Piero Mozzi, di verità assoluta non ce n'è nessuna. Verificate bene tutta una serie di cose. E guardate in base a quello che voi introducete, che cosa poi si arriva ad ottenere. Le proteine, quelle giuste del pesce,
delle carni adeguate, secondo il mio modesto, modestissimo parere, sono decisamente meglio rispetto all'uso di tutta una serie di altre sostanze, dolci, zuccheri, cacao, cioccolato e i cereali. E del resto, ragionate su questo fatto, come dicevo poc'anzi riguardo alle storie delle guerre, ragionate. Perché se voi eliminate troppe proteine con le urine, il rischio è che poi vi trovate con meno un tenore minore di proteine nel sangue. E quindi se noi eliminiamo più proteine, vorrà dire che sarà necessario introdurne un po' di più, o no? Andate a letto e prima di addormentarvi, meditate, ragionate su questo fatto. Se il nostro rene elimina più proteine del dovuto, è meglio o è peggio introdurre più proteine? O è meglio introdurne meno? Pensierino per la Per notte, la notte. meditate, o per chi è soggetto a insonnia, che magari poi scervellandovi un po'. E così pure con i liquidi. Se voi avete difficoltà con la funzionalità renale, attenzione, a parte che adesso ho visto e ho notato che in tanti centri di nefrologia viene consigliato di non bere tanto, perché più bevete e più sottoponete a stress i vostri reni, che poi devono eliminare questo eccesso di liquidi, perché l'equilibrio idrico è uno, insieme all'equilibrio termico, l'equilibrio circolatorio, è uno dei grandi equilibri che governa la salute degli esseri viventi, compresi l'essere umano. Quindi, attenzione, non c'è da bere tanto, se no i reni che sono già in difficoltà li mettete in ulteriore difficoltà. Piero, una domanda che scrivono da casa su WhatsApp. Tu hai dato dei valori per fare dei prelievi del sangue, giusto? Sì. Ecco, questi prelievi del sangue quante volte vanno fatti? Cioè una volta all'anno, Ma no, meglio o... ma uno quando fa degli accertamenti, visto che per tante persone praticamente un appuntamento fisso annuale, quello di fare gli esami del sangue. Quindi, quando fate gli esami del sangue, fate in modo che il vostro medico di base, MMG, medico di medicina generale, ormai si va sigle qua, ormai se non si sanno tutte queste sigle, mamma mia, dove si finisce? Ecco, fate in modo che metta sempre questi 5 esami: creatinina, GFR, urea, acido urico per quanto riguarda il sangue e la proteinuria, ma però in genere quando si fa l'esame dell'urina, la proteinuria c'è sempre, mentre quegli esami del sangue devono essere scritti per bene, richiesti per bene Senti, dal nella tua medico. esperienza hai notato un gruppo sanguigno maggiormente colpito rispetto a un altro, con Ma problematiche guarda, di reni o no? ma no, mi sembra che si sia proprio spalmata su tutti e quattro i gruppi sanguigni in modo abbastanza omogenea la questione della cattiva funzionalità renale, però appunto è in grande, grande espansione. Infatti aumentano sempre di più i centri per la dialisi. Dio, provare a vedere. Noi siamo un ammasso di proteine e tutta la struttura umana è un ammasso di proteine. L'importante è che siano le proteine che noi introduciamo, che siano quelle giuste, adatte e tollerate dal nostro sistema immunitario, e attenzione ai carboidrati, attenzione agli amidi.